Oggi siamo in una delle scuole più grandi e importanti d'Italia ed è con noi il professor Ugo Pancani, uno dei docenti. Benvenuti in questa scuola che è sicuramente una delle più grandi d'Italia, con i suoi 9 edifici, 90 aule, 78 laboratori. Abbiamo un palasport, una micropiscina, un campo sportivo. All'interno una biblioteca raccoglie circa 37.000 volumi e ci sono all'interno di questa scuola anche 2 centro studi, uno per il restauro delle auto di epoca, l'altro per il restauro di orologi. Una scuola che raccoglie 1.900 allievi circa, 248 insegnanti, 68 non docenti. Una scuola che è stata costruita, creata nel 1900 e per questo non poteva mancare un museo, una raccolta di strumenti didattici utilizzati in tutti questi anni, che sono una testimonianza importante per l'evoluzione tecnologica di vari settori. È un museo visitabile dalla cittadinanza che può veramente fare anche esperienze interattive. Ecco, io penso sia importante ora conoscere bene questa scuola visitandola direttamente. Siamo all'interno del centro didattico restauro auto d'epoca. Dunque, questa è un'attività sperimentale che da un anno abbiamo messo in atto e consiste nel utilizzare lo spazio che il preside ci ha lasciato da quest'anno, appunto, per creare questo centro didattico di restauro auto d'epoca che è unico in Italia. I ragazzi hanno aderito con grande entusiasmo e la cosa più interessante penso sia stata quella che in orario extracurricolare hanno dedicato 9 mesi di lavoro per tirare fuori questa creatura che, partendo da una macchina completamente da restaurare, è diventata una vera macchina da corsa. Ecco, ora entriamo nel laboratorio di domotica e forse avremo la fortuna anche di assistere a una lezione in diretta. Dunque, il laboratorio di domotica nasce da un accordo tra l'azienda speciale della Camera di Commercio, che oggi si chiama Tinnova, azienda speciale che si occupa di innovazione e promozione di alta tecnologia, un accordo con l'Istituto Leonardo da Vinci. La finalità di questo laboratorio è creare una struttura stabile che offra 2 tipi di sostanzialmente di servizi. Uno orientato alle imprese e quindi a tutte quelle aziende, strutture, enti pubblici che intendono occuparsi di problematiche di automazione degli edifici, quindi di domotica e di automazione di edifici tipo scuole, terziario e strutture alberghi e cose del genere, e quindi una interfaccia verso le imprese, e l'altra è introdurre le tematiche della domotica all'interno della scuola, in modo che i nostri studenti sappiano già muoversi su queste tecnologie, su queste discipline, e quindi siano più pronti e preparati a entrare nel mondo del lavoro. Ecco, siamo tutti qui con i computer accesi e ognuno di voi ha un suo settore specifico di intervento. Vedete, alle vostre spalle ci sono dei pannelli, ciascuno dedicato ad un settore impiantistico che può trovare alloggio nella casa. E quindi abbiamo la parte termoidraulica, la parte illuminazione, la parte allarme e anche la parte multimediale. Quindi noi siamo in grado, qui in questo laboratorio, di programmare ciascun componente montato su quei pannelli, pensando però che anche se lui si occupa adesso della parte allarme, l'impianto domotico integrerà totalmente questi settori che normalmente sono separati nelle vostre case, se ne avete. Buongiorno a tutti, siamo qui, ringraziamo l'Istituto Leonardo da Vinci per ospitare questa iniziativa che vuole ricordare e celebrare la festa della Toscana, che è stata, diciamo, un evento importante, che si fa un evento importante, si fa quando nel 1786 il Ducato di Toscana fu il primo stato, diciamo, il primo stato del mondo, si può dire, che abolì la pena di morte. La Regione Toscana ha tanto spunto da questo evento per festeggiare diciamo, questa iniziativa che è veramente importante per la società civile che
scriviamo. Ne parliamo, parliamo della Festa Toscana, ma non solo, siamo qui insieme a, vi presento gli ospiti, Federico Celli, è stato già vicepresidente della Regione Toscana nella passata legislatura e che si è impegnato molto sul tema della priorità, che abbiamo invece il giudice Giulio De Simone, che è attualmente presidente del Corte d'Appello di Firenze, e poi abbiamo il preside Giacomo Agostino, a cui ci ho subito la parola per spiegarci il perché di questa iniziativa in una scuola di istituto tecnico. Parliamo della Regione Toscana. Bene, accendiamo il microfono. Bene, lo scopo del nostro istituto è formare i cittadini del futuro, ma i cittadini del futuro, del nostro futuro, che siano attivi e che responsabilmente vivano la vita democratica della nostra Repubblica. Naturalmente, come istituto tecnico industriale e professionale, poniamo l'attenzione alla cultura tecnico-scientifica, ma non in contrapposizione a quella umanistica. Solo l'insieme di queste due culture, umanistiche e scientifiche, possono contribuire da una parte a formare voi, cittadini del futuro, che riflettendo sul passato, sulla storia, possono portare avanti valori di comunità e di progresso, e nello stesso tempo valori della cultura scientifica che sono utili tecnicamente inseriti nel mondo del lavoro. Il collegamento quindi tra la nostra scuola e il territorio e il mondo del lavoro è fondamentale, ovviamente avendo le radici nel territorio e nelle riflessioni sui valori e sulla nostra storia che sono fondamentali. Dovete sapere che stiamo parlando degli ultimi decenni del Settecento, del 1700, e quella che oggi chiameremmo l'amministrazione della giustizia era qualcosa di molto variegato e fantasioso. In tutta la seconda metà del Settecento si sviluppò un movimento estremamente di élite per la abolizione della tortura e anche, ancora più minoritario, per l'abolizione della pena di morte. Per disposizione di Piero Leopoldo venne pubblicata questa che si chiamò la Riforma della legislazione criminale toscana, pubblicato a Pisa e poi anche a Siena il 30 novembre 1786. E che cosa dice ancora? Poi sto dito davvero, sempre in questa parte iniziale di questo libretto, il nostro Piero Leopoldo dice che in quegli anni ha fatto l'esperienza, è stata fatta l'esperienza di non utilizzare la pena di morte. Cioè, prima del 1786 lui aveva già detto stop pena di morte. Che è successo? È successo che anziché aumentare i reati che erano repressi con la pena di morte, erano diminuiti. E quindi lui dice nel proemio di questa sua riforma, vedete, avevo ragione io, la pena di morte non serve. Sì, buongiorno, vi ringrazio nuovamente dell'invito, ringrazio il dirigente scolastico e gli altri amici che hanno voluto promuovere questa giornata della festa della Toscana. Voi sapete che questa è stata un'idea di reintrodurre un momento di riflessione in tutta la regione toscana, il ricordo di questa importante decisione nelle scorse legislatura, e abbiamo ritenuto opportuno cercare di creare momenti di riflessione e di dibattito per riportare all'attenzione quei valori, quei diritti che spesso vengono dimenticati nel resto del mondo. E siccome la Toscana possiamo considerarla veramente la culla della cultura dei diritti, abbiamo voluto come regione cercare di individuare questa data come un giorno simbolico dove poter discutere e confrontarci. Sì. Partirei con il giudice De Simone, al quale vorrei ritornare un momento a quello che è stato il tema principale, perché visti i tempi civili o incivili del Settecento di cui ha lei così ampiamente parlato, questa abrogazione della pena di morte è stata veramente una grande conquista. Ma ritorniamo sulle nostre parole, c'è ormai poco da aggiungere.
ai tempi di oggi nessuno se lo porrebbe più come problema. Sì. Cioè, l'abbiamo così metabolizzata questa conquista civile che ci sembra banale. L'abolizione. Sì, per lei è banale, secondo noi anche molti dei nostri telespettatori invece potrebbe essere una bandiera da sventolare davanti al mondo, come toscani. Ma come toscani, come italiani, non ci dimentichiamo nel giro di 20 anni gli omicidi in questo paese sono passati dai 1900 del 1991 ai 600 dello scorso anno. Poi, grazie ai mezzi di comunicazione, quelli che avvengono sono a volte enfatizzati, ma il fatto che abbiamo questa riduzione drastica dei fatti di sangue vuol dire maggior civiltà di tutto un paese. Di tutto un paese, e gliene diamo atto. Senta, signor giudice, come vedrebbe lei la pena alternativa non solo nei lavori socialmente utili, ma proprio nei lavori forzati? Non è proprio una provocazione, è una domanda diretta. Io credo che quelli a cui faceva riferimento prima il dottor Gelli, cioè i lavori socialmente utili, si sono dimostrati in tutti i paesi che li hanno sperimentati uno strumento molto forte di recupero del condannato, e quindi più che acuire il suo contrasto con la società che lo porta al lavoro forzato, che evoca qualcosa di violento contro il condannato, il lavoro socialmente utile, che invece tende al reinserimento, non appari. Abbiamo delle speranze allora. Ma questo chiediamolo a chi ci rappresenta politicamente. Grazie, è un grande piacere ed onore, dottor Gelli, dottor Federico Gelli, averla con noi. Allora, è ancora la festa della Toscana, ne abbiamo parlato, perché noi vogliamo sottolineare questo evento non comune a tutti, è una cosa nostra di cui ci teniamo ad andarne fieri. Ecco, comunque... come si sconfigge la criminalità organizzata? Noi pensiamo questo: non sarebbe il caso di un uso didattico della legalità a livello proprio dalla scuola elementare? Ma certo, le abbiamo detto anche stamani con i ragazzi, la possibilità di poter parlare con loro, di confrontarci sui temi del rispetto delle regole, che può apparire un argomento lontano che interessa solo i giuristi o gli addetti ai lavori. Non è così, è il comportamento quotidiano di tutti noi che contribuisce al rispetto di una collettività democratica basata su alcuni valori, alcuni diritti fondamentali. Noi possiamo contrastare la criminalità organizzata, anche quella più efferata, anche quella più drammatica e terribile, solo attraverso il rispetto delle regole, e i nostri comportamenti sono un cardine fondamentale. I comportamenti di tutti i giorni, perché la cultura dell'illegalità, del sopruso, dell'arroganza, della violenza è il terreno fertile con cui si sviluppa la criminalità organizzata. Noi dobbiamo invece riportare e educare i nostri giovani alla cultura della legalità, del rispetto delle regole e delle norme per tutti. Vi pongo ad entrambi la stessa domanda, ma se nei paesi della mafia, dell'andrangheta, e chi più ne ha più ne metta, e non vanno in banca a chiedere un prestito, non vanno da un'altra parte a chiedere una cosa legittima, ma c'è il signore di turno, ma perché è stato inculcato fin dalla loro infanzia questo uso? Ma se il paese, la civiltà, la democrazia, la scuola interviene fino alle scuole, fino dall'asilo, non ci sarà più questa base così negativa? Ma infatti lo sforzo è proprio questo, partire dalle nuove giovani generazioni. Ecco perché i giovani toscani ogni anno a centinaia vanno insieme ai giovani di quei territori più sfortunati di loro, perché, come diceva lei, purtroppo nascono e vivono in un territorio dove l'illegalità è all'ordine del giorno, basti pensare a alcune aree del nostro mezzogiorno. Ecco perché i giovani toscani, che possono insegnare forse meglio di chiunque altro, anche meglio dei loro docenti, dei loro insegnanti, e dare l'esempio a quei giovani di quei territori che comportarsi in un modo rispetto ad un altro, rispettare le regole, avere la possibilità di contribuire per migliorare il proprio paese, il proprio territorio,
territorio è l'elemento fondamentale. Ecco il motivo di questa mobilitazione, di questo impegno che la Regione Toscana in questi anni ha fatto nelle terre confiscate alla mafia. Signor giudice? Beh, nient'altro da aggiungere. Allora io ringrazio immensamente i nostri ospiti, l'Istituto Leonardo da Vinci, ogni volta non smette mai di sorprenderci positivamente, cari telespettatori. Grazie per la vostra presenza questa sera. È con noi la professoressa Carmelita Baccini. Buonasera, professoressa. Sì, buonasera. Ci racconta qualcosa della giornata di oggi e come lei vede, qual è il suo compito, quali sono le sue osservazioni su temi così importanti di cui abbiamo trattato. Allora, io sono la funzione orientamento da 5 anni di questo grosso istituto, grande istituto, bel istituto, che è un'istituzione a Firenze, scusate il giro di parole. La scuola, come diceva poco fa il preside, diciamo nasce e continua la sua tradizione all'insegna di una democrazia per quanto concerne diciamo i ragazzi, perché ci sono delle regole, ci sono da rispettare, e come ognuno di noi nelle lezioni private, nella didattica, facciamo presente che il rispetto di cose e persone sono gli elementi basilari diciamo di una democrazia, la giustizia, impegnarsi per avere dei risultati. Quindi questo. Abbiamo contatti con le scuole medie, abbiamo giornate di partecipazione agli open day delle scuole medie, della città e della città anche di Prato e delle scuole diciamo limitrofe, e invitiamo la cittadinanza e chi abbia necessità di avere chiarimenti per le prossime diciamo nostre aperture, gli open day della nostra scuola, che coincideranno col sabato pomeriggio 17 dicembre e il 21 gennaio. Genitori delle scuole medie che volessero visitare i nostri laboratori, già noi abbiamo contatti, ripeto, con insegnanti delle scuole medie, molti loro studenti e nostri studenti si impegnano per vedere un po' anche a livello di laboratorio le caratteristiche e le peculiarità delle nostre specializzazioni. E quindi siamo a disposizione per chi voglia avere ancora delucidazioni per questo compito difficile, lo dico anche da genitore, di dover scegliere un futuro della scuola. È una scuola tecnica e, come poco fa diceva il preside, ha agganci molto importanti su quelle che sono le principali agenzie diciamo anche formative del territorio e delle più grosse ditte sia nel campo dell'elettronica, della meccanica, e i nostri studenti, oltre a partecipare a stage aziendali da diversi anni, siamo già forse su un processo di quello che viene definito da poco tempo di un'alternanza scuola-lavoro, che ci vede impegnati con le principali industrie che fanno capo alla Finmeccanica e comunque alle aste industriali di Firenze. Ecco, benissimo, professoressa, grazie. Ma allora si deve arguire più che uno scambio culturale interdidattico con altre scuole, l'Istituto Leonardo da Vinci rappresenta un modello. Sì, è una scuola che è molto versatile, perché al suo interno, con un'unica dirigenza scolastica, praticamente sono due istituti, il professionale ed il tecnico, con circa 1800 studenti, e garantiamo scelte molto, molto differenziate, con il professionale con circa 11 specializzazioni, con uscite triennale e 4 anni e 5 anni statalizzati, e inoltre abbiamo l'area del tecnico con 5 specializzazioni. Benissimo. Con la possibilità agli studenti sia appunto di essere inseriti nel mondo universitario, ma anche nel mondo del lavoro, previ anche questi TS ed altri tipo master a livello diciamo di neodiplomati. Siamo nello studio del dirigente scolastico, professor Giacomo D'Agostino. Grazie di averci ricevuto, signor Presidente. Grazie a voi di essere qui nel nostro istituto. Lei ha fatto un confronto, ha parlato prima nell'inizio della conversazione fra valori scientifici e umanistici. Ci vuole gentilmente spiegare il suo parere e quale dei due temi lei giudica più importante nella conduzione di un istituto come questo qui? Ma io li ritengo entrambi importanti, proprio perché è l'unione delle due culture che riesce a formare quei cittadini del futuro che riescono ad avere, a vivere la nostra democrazia in maniera positiva e costruttiva. Noi quindi formiamo i nostri allievi con tutte le risorse della cultura umanistica, la storia, l'italiano, le lingue, nello stesso tempo però approfondiamo le competenze che sono necessarie per inserire nel mondo del lavoro, e questo si vede dai rapporti positivi che abbiamo con molte aziende del territorio come la Galileo, il Pignone, la Selex,
che portano appunto nuova linfa al nostro modo di fare scuola. Sì, infatti noi abbiamo constatato nei lunghi periodi di frequenza in questo istituto veramente la praticità, la vicinanza dell'attività didattica con poi la preparazione al lavoro. Sì, questi due sono i temi che noi portiamo avanti e si vedono anche dalle realizzazioni concrete che noi facciamo, perché noi badiamo a cercare di trovare dei percorsi individualizzati per tutte le esigenze degli alunni, dai percorsi di eccellenza per i più bravi con sbocchi anche nel mondo del lavoro, ma anche della formazione post secondaria come l'ITS di cui noi siamo portavoce, ma anche per i ragazzi più in difficoltà a cui forniamo strumenti per poter poi essere inseriti nel mondo del lavoro. E questo viene anche dimostrato dalle realizzazioni pratiche che i nostri ragazzi a tutti i livelli riescono a fare, come la collaborazione col Museo della Scienza, il Planetario di Tolomeo, collaborazione col Centro di Restauro dell'Auto d'Epoca, col Centro di Restauro degli Orologi Antichi. Ecco, sono tutte cose che i ragazzi fanno nella pratica, nella nostra attività laboratoriale, insieme con i docenti che mettono a disposizione loro la loro abilità tecnica e professionale. Signor Presidente D'Agostino, tanto non ci sente nessuno. Lei pensa sarà un compito difficile quello che l'attende? Sicuramente è un compito difficile, ma è molto stimolante perché trovo molto collaborazione nei miei docenti, che si impegnano molto per risolvere i numerosi problemi che in questo momento la scuola si trova ad affrontare. Certo, abbiamo parlato fino all'esaurimento del tema legalità, ma cosa si può fare veramente di più? E quello che si può fare è insistere sempre sul rispetto delle regole e sul coinvolgimento degli alunni. Se gli alunni sentono proprio la realtà in cui vivono, allora questo serve a limitare i comportamenti fra virgolette trasgressivi. Se invece sentono come estranea, come coercitiva una realtà che li circonda, allora è chiaro che qui abbiamo le ribellioni. Ecco, è stato molto chiaro. Noi ringraziamo vivamente di cuore per averci ricevuto e per le sue dichiarazioni così importanti e fondamentali il signor Preside Giacomo D'Agostino. Grazie, buon lavoro signor Preside.